Non lo dite a nessuno, vi dobbiamo dire una cosa segreta. Scusate l'intrusione, ma volevamo dirvi che ci vediamo domenica 17 ottobre alle ore 15 al nostro firmacopie a Roma. Sì, ci vediamo in Viale Libia alla Feltrinelli, quindi venite tutti, mi raccomando. Anch'io mi ero mancata da sola. Allora, come state? Sono stata in vacanza. Ho conosciuto un ragazzo bellissimo. Giusto, mi devo presentare. Per chi non mi conoscesse, perché so che ci sono nuovi falsacchiotti, io sono Cori, la sorella bella di Ninna. La sorella bella strega di Ninna. La sorella bella strega di Ninna, bellissima. Sì, lo so, sono molto più bella di Ninna, ma non glielo dite perché sennò si arrabbia. Come dicevo, ho conosciuto un ragazzo, ma questo ve lo racconterò tra un po'. Ora volevo farvi vedere, ho trovato in questa classe infestata di Halloween un giraglobo. Esatto, guardate, se faccio così gira davvero. Comunque questa è un'altra storia. Ora però venite con me che vi faccio fare un tour di questa classe infestata di Halloween. Come vedete, in questa classe abbiamo degli oggetti unici, come questo campanello spaventoso. E queste bellissime ragnatele di ragno tibetano. Venite. Lui è il ragno tibetano, si chiama Ronnie, è molto carino e peloso. Ti dovresti fare una ceretta. Ronnie, tranquillo, però non ti arrabbiare quando arriveranno gli alunni. Come vedete, questa lavagna è infestata. Guardate, c'è la maschera di Jason che fa paura solo a toccarla. È uno scheletrino. Questa classe infestata è piena di segreti e di magia, quindi state attenti perché vivremo tante avventure insieme a lui. Credo che abbiamo sbagliato classe. Forse non è stato molto carino andare via così. No, effettivamente questa è la nostra classe. Sì, è la nostra classe. E ciao Cori, che ci fai qui? Finalmente siete arrivati nella scuola infestata. Devo rifare delle lezioni di canto con Krumastu. Sono qui perché mi hanno assunta come vostra maestra. Siete pronti ad una lezione di stregoneria? Stregoneria? Ninna, aspetta un attimo. Ho una brutta impressione. Anche io, Matti, questa scuola sembra infestata dai fantasmi. E ti ricordo che sta per arrivare Halloween e fa ancora più paura. Esatto, Halloween è il momento più spaventoso dell'anno. E beh, anche questa classe è la più spaventosa dell'anno, probabilmente. Falsacchiotti, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per tirarci fuori di qui. Cori, anzi, maestra, maestra Cori, non è meglio tornare alle lezioni classiche? Ad esempio, la matematica, sì, molto meglio di stregoneria. E poi io sono un campione della matematica, so fare tutti i calcoli, mentre Ninna è una schiappa. Ehi, non è vero. Troppo tardi. Oggi parleremo di stregonifix. Stregonifix è una materia che ho imparato quando ero alle Krugrux. E è molto difficile, ma anche molto semplice, secondo me. Dobbiamo fare delle magie stranissime. Avete presente quando succede che scompare una cosa? Ecco, scompare davvero. E quindi Krugrugru, acrocrocrocracra. Non capisco niente. Cosa c'è? Ok, scusami, ma senti, tu stai capendo qualcosa? No, sembra una lingua straniera. Stiamo facendo delle righe a caso, smettiamola, tanto non ci capiamo niente. Questa maestra è completamente impazzita. Ti ricordo che in realtà non è una maestra, è sempre Cori, quindi si starà inventando tutto. Hai ragione, è la tua sorella gemella. E sai cosa avete in comune? Non è la mia sorella gemella. Vabbè, ma lo vuoi sapere cosa avete in comune? Cosa? Siete entrambe pazze, completamente pazze, ecco, ora l'ho detto. Appunto. Mi state ascoltando? Io ho detto... È difficile da scrivere, lo so, però dovete farlo.
quello che ti insegno. Matti, che cosa stai facendo? No, niente, ovviamente sto prendendo appunti, glieli faccio vedere. Vieni immediatamente qui. Buongiorno, qui, questi sono i miei appunti. Questi sarebbero i tuoi appunti? Diciamo che ha iniziato a parlare una lingua incomprensibile, non si è capito niente. Secondo te è incomprensibile? Allora, lo sai che ti dico? Vedi. Io non sono così brutta nella realtà. Sai che ti dico, Matti? Visto che hai fatto quell'orribile ritratto su di me, la bellissima sorella gemella di Ninna, ti metterò 3. Cosa? 3? Sì. Ehi, non mi puoi assolutamente mettere 3, mi rovini la media. Stai parlando con me così, con quel tono? Allora, Cori, senti, io mi sono impegnato a settembre per prendere buoni voti e non posso il mese di Halloween prendere brutti voti. Ascolta più. Sì, sei diventato muto perché io sono magica e ora tu non puoi parlare finché non farai una cosa carina per me. Hai capito? Sì. Tanto non puoi parlare, tranquillo. Vedi, in questa scuola si insegnano le cose di magia. Se voi non prendete appunti, succede questo. Devo dire che Matti muto è molto più simpatico del Matti che parla. Però, vabbè, mi manca già la sua voce. E poi, se no, con chi registro i video? Cori, lo devi far tornare normale perché non puoi usare i tuoi poteri su di noi. Ok. Aiuto. Stai facendo finta di non parlare. Aiuto! Oh, funziona! Ah, ciao! Ah, posso parlare? Tu non mi puoi mettere 3, non mi puoi mettere 3 perché io posso parlare. Faccio magia se non ti sei zitto. Ok, no, scusami, tieni, me ne vado. Guarda che ti ho sentita. Ah. Vabbè, grazie per avermi fatto tornare normale. E mi dispiace, ma parlo e sentire la mia voce ogni giorno. Bla 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 bla. Forse era meglio farti stare senza voce. Comunque, ora devo andare a fare la pipì. A dopo. Andate in bagno. Finalmente, non ne posso più di scrivere righe a caso. Mi è venuta un'idea. Cosa? Guarda un po' cosa ho portato. Matti, non puoi portare l'iPad a scuola. Oh, sì che posso. Lo volevo utilizzare per giocare ai videogiochi durante la ricreazione, ma potremmo fare una cosa migliore. E cioè? Beh, siamo in una classe infestata, giusto? Mm-hmm. È arrivato il momento di scoprire se ci sono dei fantasmi. Fantasmi? Andiamo. Perché ce l'abbiamo in classe? Fa quasi paura. Sicuramente qualcosa di stregoneroso, dico lì. Stregonerioso. Stregoneria. Oh, non lo so, fa paura. Oh, ho trovato un fantasma. Ninna, lo sapevo. Ho trovato un fantasma. Qual è il tuo nome? Guardate, è proprio davanti a me. Fa troppa paura. Matti, secondo me non è una buona idea chiedermi il nome. Oh, invece sì che lo è. Ecco, pure questa parla in modi strani, come che Cori. Ah, eccolo. My name is Catherine, ma tutti mi chiamano Kate. Quindi il suo nome è Catherine, ma la chiamano Kate. Chiedigli dove viveva. Ok, va bene. Magari viveva in questa classe. Ohio, Columbus, Ohio. Scusami un attimo, perché un fantasma americano dovrebbe venire in Italia? Matti, c'è un fantasma. No, è finto, Rina, mi hai fatto prendere uno spavento. È il momento di fare un ultimo esperimento. Vedete le mie mani magiche? Faranno diventare una parte del vostro corpo colorato. Pazzacchiotti, questa è tutta la preparazione alla magia. Quindi se volete fare una magia anche voi, dovete dire esattamente queste parole. Linguafuru. Cosa sta per fare? Funzionato. Sento la lingua strana. È tipo un pizzichio. Cosa è successo? Ehi, ma come hai fatto? Ninna, hai la lingua completamente viola. Come ti sei permessa? La voglio anch'io. Ti prego, me la fai gialla? È l'ora di andare a fare la lezione di canto con Cromastu. Ciao a tutti. Ancora la lingua viola, non se ne può
È scomparsa. Ok, ho ancora più paura adesso. Matti, che c'è? Hai sentito i fantasmi? E in realtà pensavo fossi tu. Matti, che c'è? Ciao!